Ciao a tutti amici, oggi andiamo insieme a preparare una tipica ricetta della Sardegna. Gli gnocchetti, quelli sardi appunto, chi è che non li conosce, sono famosissimi. Si possono fare tranquillamente anche a casa se avete un po' di buona volontà, ma sono facili da preparare. Ci vuole solo la semola di grano duro, si può usare anche in purezza oppure anche quella rimacinata, acqua e sale. Andiamo allora a preparare. Con 500 g di semola di grano duro io ho messo quella in purezza, però vi ho detto potete usare anche la rimacinata. Sciolgo in mezzo all'acqua 2 cucchiaini di sale e li sciolgo bene. Mettiamo la semola e la ciotola che dobbiamo impastare. Mettiamo a posto qui. E iniziamo a mettere l'acqua. Si può fare questo anche nella impastatrice o nella planetaria, tanto con 500 grammi ve la fa anche la planetaria. 250 grammi di acqua, può essere anche ambiente come questa mia per esempio adesso. La mettiamo piano piano, ma tanto siccome questa è semola di grano duro, quella grossa diciamo, quella normale, ci vuole tutta. E iniziamo ad amalgamare bene tutta la farina con l'acqua, stringendo così al centro per amalgamare tutto bene, vedete? Appena che non ci sarà più farina nel fondo, la metteremo nel piano di lavoro per lavorarla. Iniziamo a lavorarla bene, raccogliendo se c'è farina tutto intorno o pezzettini di impasto. Quando vedete che l'impasto è ben lavorato, deve risultare bianco, omogeneo. Allora lo sistemiamo così e prima di andare a formare gli gnocchetti la mettiamo un po' a riposare. Questa non deve lievitare, va bene perché non è pane, però un po' la lasciamo riposare la pasta, avvolta in un panno di lino, così. Iniziate quindi a fare le forme, io ce l'ho, faccio quindi un occhiliru di quelli antichi, però me l'hanno regalato da poco, l'ho cercato dappertutto e non riuscivo a trovarlo. Nelle feste paesane ci sono. Ecco così, vedete? E altrimenti, se non avete certo questo attrezzo, non sono tutti che ce l'hanno, usate il rigagnocchi. Vengono bellissimi, eh? Calcare bene il dito così. Un altro suggerimento, ma questa è una cosa mia personale, spesso dopo che ho finito almeno una parte li ripasso nel rigagnocchi così due volte, mi piacciono di più perché si allungano, vengono molto carini, più fini e più eleganti diciamo.